Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo. L'esperienza del Vinitaly è sempre una bella esperienza, e l'Abruzzo che si apre al mondo, il mondo che apre all'Abruzzo. Sì, come diciamo in tutte le edizioni, più o meno ovviamente il nostro scopo è quello di far incontrare gli operatori di settore con tutte le nostre aziende, e anche in questa iniziativa diciamo che il risultato è stato ottimale. Non solo abbiamo avuto degli importatori del Nord Europa e dell'UK, ma la cosa più interessante è stato un incontro appunto avuto con gli importatori Corea e Giappone, in modo anche l'est asiatico diciamo oggi guarda sempre con più attenzione ai nostri prodotti, e noi cerchiamo di dare questo servizio ai nostri associati. Poi ci sono state nello spazio Abruzzo tante presenze istituzionali a tutti i livelli. Sì, quest'anno diciamo che è stato anche un piacere vedere come non solo le nostre istituzioni regionali, governatore, assessore, presidente, tante presenze insomma, e anche a livello nazionale. Abbiamo avuto il Presidente del Consiglio, abbiamo avuto il Ministro Salvini, abbiamo avuto il nostro Ministro dell'Agricoltura, il Sottosegretario, diciamo come ho detto prima, non solo le nostre autorità politiche regionali, ma una forte attenzione anche dalle nostre autorità politiche nazionali. Tra l'altro proprio con la Presidente Meloni si è messo in mostra un riconoscimento prestigiosissimo. Sì, noi quest'anno a gennaio siamo andati a ritirare proprio a San Francisco questo ambiziosissimo premio. One Enthusiast, che è una delle riviste più importanti americane, ci ha riconosciuto come regione enologica dell'anno. E con l'occasione del Vinitaly, con tutte le autorità, a partire dal primo ministro Meloni fino ad arrivare al nostro governatore, abbiamo fatto una foto ricordo con diciamo, questa statuetta, chiamiamola così, è una sorta di nostro Oscar del vino, che appunto comprova soprattutto una cosa, che il lavoro fatto in questi anni è stato apprezzato nel mondo, perché il riconoscimento ci è arrivato da oltreoceano. Come si torna a casa dopo il Vinitaly? Stanchi. Sicuramente, però anche in questo caso devo dire soddisfatti, perché ripeto, al di là di tutto, quello che più per noi è stato interessante è stato, ripeto, un ritorno degli operatori, perché al di là di tutto questo che è contorno, bello, ma noi siamo qui per vendere, e quello che ripeto è più importante è stato un bel ritorno degli operatori italiani, europei ed extraeuropei.